Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio su Crash Bandicoot. Insomma, è da un sacco di tempo che mi chiedete un video su questo gioco, così ho deciso di accontentarvi. E dunque ringrazio tutti coloro che hanno appena cliccato il pollicione all'insù. Un bacione gente, la città perduta è il nome di questo stage. Andiamo. Ok, iniziamo, via. Bundega. Oh 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 oh. Attenzione. Lì dentro normalmente dovevano esserci delle vite, ma purtroppo non ci sono. Sapete perché? Perché in questo livello ho già fatto un paio di game over. Raga, purtroppo c'è un punto dove non sono mai riuscito a passare. Magari se ci arrivo ve lo faccio vedere. Olè. Questo serve per farmare mele e per farmare vite, questo livello. Magari se ho un po' di tempo più tardi mi ci metto a farmarle. Tanto ne prendo un po' da qui. Ok. Incredibile, sono riuscito ad entrare. Wow. Volevate, pipistrellacci. Mazza, quello mi si è fermato davanti al muso. Altro checkpoint, top. C'è la vita? No. C'è la faccia di quello. Si passa. Olè. Dai, apriti. Bene. No, aspettiamo. Ci siamo. Tra l'altro, qui sulla vostra sinistra, tra pochissimo, vedrete una cassa metallica con il punto esclamativo. Eccola lì. Purtroppo non sono mai riuscito a prenderla. 1 e 2. 1 e 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfetto, raga. Mi serve per prendere il tempo. Volevi. Bene. Si salta qui. Vieni. Perfetto. Questa cosa qui, ragazzi, l'ho imparata praticamente dalla mia ragazza, che questo livello lo ha quasi finito. Io no. Ci siamo fermati entrambi sullo stesso punto. Ok. Ecco, io qua mo casco sicuro. Ce lo sapevo come la morte. Va a morire ammazzato. E io... Ok. Ce l'ho fatta. E via così. Vai. Tra poco ci dovrebbe essere lo stage bonus, se non vado errato, eh. Attendi perché adesso non abbiamo più la maschera Bundega, che in realtà non si chiama così, ma per una questione di comodità la chiamerò Bundega. Ecco qua, stage bonus, giochiamolo. L'obiettivo sarà appunto prendere tutte le casse, ma capite a me che è abbastanza. No, perché? Perché idiota? Perché idiota? No, raga, non me la sento, mi dispiace. Dai, Crash, per favore, facciamolo. Raga, non me la posso rischiare per due casse. Cioè, anzi, scusa, sì. Aspetta. Due casse. Raga, non me la so sentita. Lo stage bonus l'abbiamo fatto, 193 mele. Abbiamo preso pure un'altra vita. Accontentiamoci perché qua la situazione è terribile. No, ma che cazzo? No, sta vita qua me l'ha proprio voluta rubare, eh. Pazzesco. Porca miseriaccia. Brava, 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 brava.
Brava, 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 brava. Aspetta. Scusatemi. Ok, lo faccio venire di qua. Lo faccio tornare di là. Poi aspetto che torna e provo a prendere. Ah! Delle mele. Quindi due casse nascoste. Siamo arrivati alla fine del livello, raga, eh? La metà delle casse ho lasciato. Vabbè, non importa. Però lo abbiamo finito e questa è un'ottima conquista per quanto mi riguarda. Grande, lo so. Ci posso fare niente, Crash. E si va avanti. Temple Rhines. Ok. Mo? Ah. Così a secco. Adoro questa canzone, ragazzi. Mi dispiace dirvelo, ma... E chi ci vede qua? Ok. No, porca di quella vacca, non ho visto i pipistrelli. Ragazzi, questi ci spappolano. Ok. Bene. Perfetto. Forse quello non posso ucciderlo. Ma che ca... Ho urgente bisogno delle maschere. Porca miseria, mi sono cagato sotto. Ok. Ok. Bene così. E mo? Mazza, raga, ma che è sto livello? Raga, io quando vedo la scritta checkpoint sembra che vedo la Madonna. Oh! Quella va giù. Occhio, 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 occhio. Volevate fregarmi di nuovo, merdosi? Porca di quella vacca! Ok, maschera bundiga. Vabbè, allora ci avete la mamma sporca voi. Ok. Ce l'ho fatta, non chiedetemi come. Sì, col gran cavolo che vado là a prenderli. Olè. Si sono abbassate in tempo le fiamme. No! Porco! Aspetta! Che cazzo? Dove devo andare? Oh! No! C'è come da là! Oh mio Dio, grazie! Oh mio Dio, grazie. Questo riparte un'altra volta a razzo? Sì. Ok. Olle. Raga, scusatemi, ma c'ho praticamente il fiato sospeso. No, non ci credo, ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta, raga, là finisce il livello. Letteralmente, Crash. Vabbè, ne ho mancate tipo, boh, tantissime. 15. Ma, vabbè, Crash, dai, poteva andare molto peggio.
Porca di que... qui effettivamente me la sono giocata un po' male, però... addio, lì crolla! Porca miseria, è la seconda volta che mi fermo poco prima del checkpoint. Adesso ce la devo fare per forza. Mamma mia, signori. Mamma mia, signori, incredibile. Proprio lui, l'equilibrista. Ma questo che vuole? Non lo posso ammazzare questo? Ah, ok. No, stai cadendo? Minchia, raga, ma sono equilibrista sul serio? Incredibile il turbo. No! Che... ma se sto... che cazzata. Sto di là, salta, va a finire di qua. Ma dai. Guarda, 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 guarda. Io lo so che non devo saltare, ma prima andava bene. Mo perché non va bene più? Tra poco dico un bestemmione. Dio. Adesso devi saltare qui e ci devi... mo cresce, devi fare in uno. Vediamo. Vabbè, ma... raga, sto per sbroccare, raga, sto per sbroccare davvero. Quindi, guarda, mi finisco queste ultime vite. Dopodiché, se non l'ho passato, vi devo salutare, ragazzi, perché rischiamo di far diventare questo video un video saturo di bestemmie. Vabbè. Ho malato il bundega questo qua, ma sai cosa ci faccio? Un emerito. Perché devo passare qua sopra la corda. Voi direte, ma tu perché salti? Non dovrei saltare, lo so ragazzi, ma è la quinta volta. Anzi, ben... dunque, amici miei, sinceramente non ricordavo che Crash avesse bisogno di tutta questa pazienza, virtù che purtroppo io non possiedo. Sono tutt'altro che paziente, non è proprio nel mio carattere. Detto questo, io vi do l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!